attenzione a considerare Castelvolturno una location per questo film. È una terra che ha generato le storie di questo film. Se va avanti vuole partorire, è probabile che muore. Questo mi serve. È Castelvolturno, 25.000 abitanti regolari, altrettanti irregolari, lo scenario in cui il regista di Indivisibili ambienta la storia di Maria, la bravissima Pina Turco. Tra degrado, prostituzione, disperazione, povertà umana e materiale, Maria scopre di aspettare un figlio, ma la mezzana Marina Confallone la convince che non può metterlo al mondo. Rischia di perdere la vita, oltre a rovinare i suoi affari. Eppure Maria il figlio lo vuole, tenta la fuga, si nasconde a quel bambino, non vuole rinunciare. Fino a che a rimettere in ordine le cose interviene un vero e proprio miracolo. Lei sente che quella è la sua occasione ed è l'unico momento nel quale può determinare se stessa e può veramente fare una scelta consapevole per la prima volta nella sua vita ed essere qualcos'altro da quello che è stato fino al giorno prima. Ecco, in questo senso lei scopre la potenza propulsiva e rivoluzionaria del sentimento della speranza. Il vizio della speranza è un film laico eppure fortemente religioso, realizzato all'interno di una comunità in collaborazione con la Caritas del luogo. Una storia di attaccamento alla vita in un contesto estremo, in cui anche un semplice giro in Tagadà può riservare inaspettati sprazzi di felicità. Ma quello che facevo prima non lo posso fare più. È ancora tempo.